Allora, tra poco inizierà la scuola e noi dobbiamo metterci in forma, dobbiamo essere perfette, quindi ora ci alleneremo molto intensamente, d'accordo? Avanti, sì, Diana! I ragazzi sono super, sono i migliori! E vinceranno! E vinceranno! Ok, ragazze, un'altra volta! I ragazzi sono super, sono i migliori! E vinceranno! Ehi, Nat, devi allenarti meglio! Fai schifo! Accidenti, dacci una mossa! Sì, Nat, se salti gli allenamenti non potrai più essere una cheerleader! Datevi una calmata, ragazzi, oppure sarò io che me ne andrò, avete capito? Nat, non è grave, avanti! Ok, Diana, continuiamo! I ragazzi sono super! Sono i migliori! E vinceranno! Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito! E quello è un leone con una zampa ferita. Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto. Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro. Scarica ora il nostro gioco. I nostri amici animali ti stanno aspettando. Pronto? Sì, si stanno allenando. Ho paura, il mio cuore sta scoppiando. Hanno detto che sarà un allenamento lungo. I ragazzi sono i migliori! Ma che stai facendo? Non così! Allora, ragazze, di quanto succo abbiamo bisogno? Ho preso due gusti diversi, tutto della passione e fragola. Non so quale sarà il preferito di Omar. Giorgia, non si tratta del sapore del succo, si tratta di dare abbastanza attenzione. Noi li nutriremo con il succo e loro apprezzeranno il nostro gesto. Si stanno allenando nel cortile. Resta lì e guardale e ascolta, non dovresti tornare qui. Io? Ma che significa? Sapete una cosa, ragazze? Ragazze, più veloci, avanti, avanti, versate, avanti. Più veloci, sì, più veloci, versa. Guardatele da sola, queste cheerleader, io torno, ok? Ragazze, quanto dobbiamo fare in fretta? Sì, perché si sveglieranno presto, dobbiamo sbrigarci. Ragazze, sapete una cosa? Sapete che dirò quando si sveglieranno i ragazzi? Dirò, Alessandro, svegliati, è mezzogiorno! Io sussurrerò dolcemente a Sasha, dai, svegliati, tesoro, io sono qui! Avanti, apri i tuoi begli occhi! Io dirò, Omar, svegliati, ho portato il succo! Ragazze, aprirà gli occhi e vedrà quanto sono bella lì davanti a lui e si innamorerà perdutamente. Giorgia, sei troppo sicura di te? Ragazze, quando Omar si sveglierà, io gli sorriderò dolcemente. Bene, ragazze, andiamo. Ragazze, aspettatemi, voglio svegliare anch'io, ragazzi, aspettate. Ehi, aspettatemi. Ma che diavolo? Non ci posso credere. Beh, allora vorrà dire che vi aspetterò qui e la vedrete. Dormono così bene! Omar è il più carino! Sul serio, dormono proprio come tutti gli altri ragazzi! Ale, svegliati! Sono io, Giorgia! Ho un po' di succo! Omar, svegliati! Ti ho portato del succo alla fragola! Oh, sì! Devo anche sorridere dolcemente! Sasha, sono Molly! Ehi, riesci a sentirmi? Sono Diana. Ehi, ragazze, ma che diavolo succede? Perché non si svegliano? Ho anche preso questo stupido succo. Sapete che c'ho? Allora me lo bevo. Ecco, è molto buono, a proposito. Non vedi il mio sorriso? Ti sto sorridendo, guarda. Molly, Diana, non funziona niente. Devi essere davvero esausto dopo essere stato con la tua Diana. Beh, sai che c'è bello. Ci vediamo quando ti svegli. Io vado. Si sono svegliati? Puoi immaginarlo da sola. Provaci tu a svegliarli. Ieri erano in giro con quelle cheerleader. No, non li sveglio da sola, mi vergogno. Aspettatemi, vengo anch'io. Ehi, ragazzi, salterò per primo, ok? Nessuno può saltare, dobbiamo solo nuotare. Beh, tu nuota, noi salteremo. 1, 2, 3, mi butto! Sono troppo top! Ho fatto centro! In arrivo! 1, 2... Fermati! Kev, sei pazzo! Siamo tutti uguali qui dentro! Io sono anche più alto di te, ok? Ho detto che non puoi saltare, è chiaro? Io voglio saltarci e ci salterò! Kev, stai indietro!
Perdenti, state saltando? Non vi è permesso farlo. E sentiamo, perché no? Non è il vostro materasso. Ho detto che non è permesso. Forza, vattene, bastoncino. Non potete fare nulla senza il nostro permesso. Chi è il bastoncino? Siamo in tre e voi in due. Volete parlare? Sì, volete parlare? Calmatevi, ragazzini, e non date di matto. Stiamo solo cercando le cheerleaders. Voi le avete viste? State cercando le cheerleaders? Fuori di qui, forza! Andatevene ora, altrimenti ve ne pentirete. Va bene, ne parleremo a scuola. Sì, non vogliamo litigare al camp. Adesso li farò saltare proprio in aria. Aspetta, prima devi lavorare sul tuo fisico. E poi potrai combattere. Ok, lo farò. E poi li farò saltare in aria, sì. Sì, dobbiamo farli saltare in aria. State zitti, altrimenti loro torneranno. Diana! Diana! Ti senti bene? Diana! Grande, questo allenamento è stato davvero incredibile, fantastico. Mio Dio, che mal di testa, aiutate, sì, Marta, aiutiamo. Diana! Giada, vieni qui, ho bisogno di parlarti. Laila, vieni subito qui, dobbiamo parlare, e adesso? Wow, i giocatori di basket vogliono sistemare le cose. Diana, siamo così fortunati, non abbiamo questo problema. Bruno, di che vuoi parlare? Sediamoci avanti, andiamo sull'erba, è morbida. Max, avanti, vieni qui, dobbiamo parlare. Giada, che mi dici di quei nuovi ragazzi? E tu, Laila, invece? Diana, andiamo via, non voglio essere coinvolta in questi litigi. Ragazzi, non ci arrivo, qual è il problema, eh? Tu sei single, tranquilla. E puoi andare alla festa proprio con chi vuoi. Ma Laila e Giada escono con noi. Perché vengono alla festa con te? Diccelo. Non lo so, dovresti chiederlo a Laila e a Giada. Ragazzi, qual è il problema? Il problema è la festa con i ragazzi nuovi, ok? Noi non siamo i vostri tipi. Nat, andiamo via, non voglio essere coinvolta in tutto questo. Che significa, Diana? Sei single. Se Laila e Giada si sono innamorate di nuovi ragazzi, non è mica un tuo problema. È solo un loro problema. Sì, Nat, hai ragione. Non voglio partecipare, andiamo via, ok? Andiamo. Lasciateci in pace. Abbiamo appena finito l'allenamento e siamo stanche. I nuovi ragazzi se ne andranno fra poco. E quando verrete da noi a scuola vi risponderemo: siamo tanto stanchi. Siete fastidiose. Ok ragazze, non resta che mangiarci su. Sì, mangiamo il popcorn. Va tutto bene ragazze, andrà tutto bene. Dobbiamo solo aspettare che i ragazzi si sveglino, tutto qui. Quando si sveglieranno diremo loro: noi guardiamo un film. Ma dobbiamo farlo prima che arrivino le cheerleader. Un attimo ragazze, ve le passo io. Allora, tieni e ora passale avanti. Verdaccia, perché sei così avida? Non sono avida, sono giusta. Accidenti, Nat, le mie gambe sono così stanche dopo l'allenamento. Anche le mie. Sento odore di popcorn. Forse i nuovi ragazzi hanno fatto dei popcorn. Andiamo. Sì, andiamo a vedere. Le cheerleader stavolta l'hanno fatta davvero grossa. Io non le sopporto, devo assolutamente vendicarmi. Sì, è vero. Wow, state mangiando i popcorn? State guardando i nostri video? Dove sono i nuovi ragazzi? Oh, cheerleader! Ne ho abbastanza di voi, cheerleader! Sono ovunque! Ovunque tu vada, ecco i nuovi ragazzi ed ecco le cheerleader! E comunque non si sono ancora svegliati! Ah, avete provato a svegliarli e non ha funzionato? No, Nat, vorrà dire che lo faremo noi, li sveglieremo Diana, noi! Diana, 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 Diana! I perdenti stanno mangiando i popcorn! Diana, devi assolutamente cacciare Bruno e Max dal campeggio! Quei due giocatori di basket hanno davvero esagerato! Oh, le cheerleader non sono in vena oggi. Ragazze, che è successo? Perché urlate? Perché Max e Bruno stanno litigando con noi per niente. Esattamente, noi non apparteniamo a loro, quindi loro non possono dirci cosa possiamo e non possiamo fare. Ragazze, avete litigato per via della festa, è questo il problema? E avete chiarito o avete solo litigato? No, Nat, non abbiamo chiarito. Ragazze, riuscite a crederci? I nuovi stanno ancora dormendo. Andiamo su e svegliamoli. Saranno stanchi dopo la festa. Oh, è così emozionante. Sveglieremo i nuovi. Sì, andiamo. Andiamo. Anch'io voglio andare. Ragazze, dovete svegliare solo il vostro ragazzo. E io sveglierò Sasha. Io sveglierò Amar. E io sveglierò Ale. Basta, ragazze. Io chi sveglio, eh? Sono single. Basta, Nat. Sei sempre così pesante. È ufficiale, io odio le cheerleader. Beh, tanto non si sveglieranno. Saranno solo nostri. Ehi là, ragazze, c'è tanto odore di popcorn. Avranno fatto i popcorn come al solito. Ragazze, che fate? Guardate un film? Perché non chiamate i ragazzi per guardarlo? Oh, eccoli qui i vostri veri ragazzi. Non sono più i nostri. Non siamo più i vostri? Ehi! Voi siete da sole? Noi anche. Guardate che io non sono una perdente, ridammi i popcorn. Sì, ridateceli, avanti. Kev, te li rovescio in testa, non mi manca la faccia. Non sai con chi hai a che fare, forse. Fatti avanti, verde chiaro, non ho paura di te. E nemmeno noi.
Wow, quanto dormono, vero? Sì, siamo tornati alle 4, ma così è un po' troppo. Sì, sono le 8 di sera. Beh, avranno un sonno molto profondo. Ragazze, svegliamoli! Ragazzi, svegliatevi! Ehi, che modi sono questi? Siamo le cheerleader e nemmeno aprite gli occhi? Giada, non essere così rude. Lasciamoli in pace, no? Ragazzi, troviamo un modo speciale per svegliarli. Ho bisogno di un ragazzo. Non posso continuare a fare il palo. Diana, come facciamo a svegliarli, eh? Ragazze, così. Diana. Ah, certo, è chiaro. Oh, Laila. Omar, sono io. Svegliati, Omar, è tardi, avanti. Io non so se sono in grado. Accidenti, abbiamo ballato così tanto ieri. Sasha, svegliati, ormai è sera. Giada, sveglia il tuo Ale. Diana, non so, come diavolo raggiungerlo? Guarda. È già arrivata la mattina? No, è sera, ma è così fico che le cheerleader ci abbiano svegliato. Sasha, svegliati! Non dovresti dormire così tanto, avanti! Non posso crederci! Questa roba mi fa davvero, davvero arrabbiare! Ehi, perdenti! Ascoltatemi bene! Sono qui! No, Nat! Che vuoi da noi, eh? Per favore, ascoltatemi! Non dovete respingermi! Le cheerleader mi hanno fatto davvero arrabbiare! Sono così impegnate con i nuovi ragazzi! Sasha, hai fame per caso? Sì, assolutamente! Ehi, Ale, hai dormito così tanto! Pensavo non ti saresti mai svegliato! Ecco, le stanno arrivando! Ignoriamole! Sì, esatto! Ignoriamole! Oh, popcorn! Beh, in realtà i perdenti purtroppo li hanno mangiati tutti. Spero abbiano almeno lasciato qualcosa. Laila, va a controllare. Cioè, devo portarglieli via? Esattamente, vai! Perdenti, allora il vostro tempo è scaduto. Andate a dormire in fretta e... datemi questi popcorn. Accidenti, li avete mangiati tutti. Raga, ma avete visto? Le cheerleader sono troppo sicure di sé. Un po' troppo sicure. Sono così arrabbiata, ok ragazzi, andiamo. E dove? A dormire? Ho detto di andare a dormire, assolutamente no, andiamo. Ale, preferisci caffè, tè o cappuccino? Io mangerei qualcosa in realtà. Ok, allora troverò qualcosa. Ci sono delle patatine? No, niente cibo spazzatura qui al campeggio. Diana, ecco i popcorn, i perdenti li hanno divorati. Omar, vuoi che ti cucini qualcosa? Vorrei delle patatine fritte. Le adoro così tanto la sera. Scusa Omar, ma siamo tutti a dieta qui. Non mangiamo patatine, ma ho un sacchetto per te. Quando si addormenteranno te lo porterò. Ragazzi, volete guardare un film insieme? Ah, e Sasha, ho chiesto ai ragazzi di tenere dei popcorn per te. Verdaccia, che diavolo stai facendo, eh? Ale, cos'è questa storia? Quando sono venuta io a svegliarti non ti sei svegliato, ma quando sono venute le cheerleader mi hai svegliato? Non me lo ricordo affatto. Sasha, ti piacciono giù i popcorn? Giù le mani, Diana non si sente a suo agio. Diana, ti senti a disagio? In realtà, no. Laila, vai via per favore, devo parlare con Omar. Ragazzi, avete forse un amico perché io sogno di incontrare il mio vero amore? Beh, benvenuta nel club. Andiamo a mangiare. Magari migliorerà il nostro umore. Voglio abbuffarmi e dimenticare tutto e svegliarmi con la mente fresca. Julie, vedo che ti piace il mio Omar, eh? No, voglio dire sì. Julie, non devi guardarlo mai più. Non puoi proibirmelo. Ascolta, Molly, non ti capisco. Io uscivo con Simone e tu me l'hai rubato. E quando uscivo con Kev anche lui ti piaceva. E ora anche questo nuovo ragazzo vuoi rubarmi? Perché vuoi farlo? Senti, Diana, non è colpa mia se abbiamo gli stessi gusti. Quindi il tuo ragazzo è anche il mio. Ascoltami, sei sicura di voler stare con lui? Ascoltami tu, strega. Ale sarà mio. E a proposito, Ale, chi ti piace di più, eh? Io o Giada? Giada. Hai sentito, Giorgia? Adesso vattene perché Ale è tutto mio. Bene, Ale, domani metterai il mio rossetto rosso e tu ti innamorerai subito di me. Giorgia, vattene avanti, via! Andiamo via! Wow, Molly, condividere il ragazzo, questa sì che è un'idea davvero fantastica. Lo vedremo. Ragazzi, mettete un like e iscrivetevi al canale e aspettate i nuovi video, ok? Ciao! Molly, non ho finito. I ragazzi sono i migliori e loro vinceranno. Vinceranno. I ragazzi sono i migliori e loro vinceranno.
Nat, che diavolo stai facendo? Non è così che ci si allena, così fai sì, schifo, papà, no? Che diavolo ti prende? Devi stare un po' più attenta, no? Se continuate a trattarmi così, sarò io che me ne andrò da qui, avete capito bene? Calmati, Nat, avanti, alleniamoci. Forza!